lode e ringraziamenti siano al Signore. Forse alcuni pensano che io e il fratello russe ci siamo messi a riposo, ma non preoccupatevi. Tutti vogliamo condividere la proclamazione, la benedizione e ciò che Dio sta facendo in mezzo a noi attraverso la sua parola e il suo spirito. Ma ricordo molto bene quando ho iniziato il mio ministero all'età di 17-18 anni, ero sempre felice quando mi veniva permesso di dire qualcosa e vorrei fare lo stesso per i miei fratelli, come è stato fatto a me in quel tempo, che c'è spazio per tutti noi. Ricordo ancora una riunione molto potente che ebbe luogo a Kassel molti anni fa. Era la prima volta che partecipavo a una conferenza così grande. Sono stato chiamato a parlare e Dio ha concesso molta grazia. Vorrei che oggi potesse accadere qui la stessa cosa che accadde allora. Lo spirito di Dio cadde letteralmente su tutta l'assemblea. A quei tempi non c'era bisogno di un microfono. La piattaforma era abbastanza grande, era così piena. Si andava avanti e indietro. La voce era con noi. Predicammo con tutta la nostra forza e convinzione, come meglio potevamo. E prima che me ne rendessi conto, due anziane sorelle iniziarono a cantare in altre lingue nel bel mezzo della riunione. E io non sapevo cosa fare di fronte a loro. Continuai a predicare con ancora più forza. Pensavo che fosse giusto così. Al momento ero un po' sorpreso da questo. E prima che me ne rendessi conto, il fuoco si era diffuso e in pochi minuti l'intera congregazione stava cantando nello spirito. Abbiamo alzato le mani. È lodato Dio. Se riusciamo a tornare alla semplicità della fede e della proclamazione, allora Dio si rivelerà. E lui può usare al meglio i giovani fratelli per questo. Nel frattempo ho assunto il ministero dottrinale e questo mi ha sopraffatto. Entrambi nello stesso momento e quel primo zelo, il primo amore, tutto ciò che si aveva all'inizio e ricorda ancora oggi che queste due vecchie zie vennero da me e vollero dirmi alcune cose e mi parlarono anche di ciò che Dio stava progettando nella mia vita e nel suo ministero che sarebbe accaduto in futuro. Siamo molto grati a Dio per i molti ricordi che abbiamo delle preziose benedizioni, delle ore trascorse alla presenza di Dio, proclamando la sua parola. Se dovessi contare tutti i chilometri che ho percorso in bicicletta per predicare la parola di Dio, più di vent'anni fa, non so ancora quante migliaia di chilometri ammonterebbero. Spesso è andata così. Sì, tutto questo non appartiene affatto a questo luogo, ma mi ricorda il mio tempo passato e sono molto grato a Dio. Spero solo che altri vengano chiamati fuori con un fuoco dello spirito nel cuore attraverso il quale Dio possa benedirci in modo potente. Dopo che è stata letta una parola dal Salmo 95, e ora una seconda parola, e abbiamo tutti sentito che il Signore si prende cura di noi, che si preoccupa di noi, e che il pensiero del gregge e del pastore è stato espresso nella parola, nella preghiera, e che il Signore vuole mostrarsi, che noi dobbiamo essere Suoi testimoni. Mi è venuta in mente una parola dal profeta Isaia, il capitolo 56, e anche da Ezechiele, capitolo 34. Vorrei leggere prima in Isaia, capitolo 56, versetto 10, o dal versetto 10. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza. Sono tutti dei cani muti, incapaci di abbaiare. Sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Sono cani ingordi, che non sanno cosa sia l'essere sazi. Sono dei pastori che non capiscono nulla, seguono tutti la loro via, ognuno mira al proprio interesse. Forse fin qui, non so se ho mai letto questa parola di Dio in una riunione. E sembra strano a tutti noi leggere tali parole nelle sacre scritture. Ma i profeti dovevano semplicemente dire ciò che Dio aveva da dire. E loro hanno potuto riconoscere chiaramente ciò che Dio voleva dire attraverso esempi terreni che tutti potevano afferrare molto bene. Qui ci sono due cose che sono in realtà contraddittorie. Da un lato questi guardiani sono pastori e dall'altro sono cani famelici. Non so cosa abbiano in comune, ma so che Dio sta parlando di pastori che non sono nella sua volontà, di pastori che non hanno capito cosa il buon pastore ha preparato in termini di pascolo, di pastori che nutrono se stessi, che vanno per la loro strada e che non hanno affatto riconosciuto le vie di Dio. Qui dice, sono tutti dei cani muti. Sapete, anche un cane può essere utile se sa abbaiare. Ma se non abbaia, quando arriva il pericolo, anche il cane è inutile. Un pastore veglia, un pastore vigila. Ma qui dice che i pastori sono cani muti che non sanno abbaiare. In altre parole, non servono a nulla. Non sono utili a nulla. Perché non prevengono il male né abbaiano quando arriva il il pericolo ne nutrono il popolo di Dio vanno per la loro strada e questo significa che qui sono tutte parole che difficilmente possono essere pronunciate così non so se i profeti a volte non avessero problemi a farle passare sulle loro labbra come le leggiamo qui nelle sacre scritture ma la cosa brutta è che i guardiani del mio popolo sono ciechi. Quindi ci sono molti che appartengono al popolo di Dio che sono laddove i guardiani sono ciechi e muti, dove non hanno alcuna conoscenza di ciò che il buon pastore ha preparato per il suo popolo. Per questo motivo è necessario annunciare a tutto il mondo che il Signore ha deciso di pascere Lui stesso le sue pecore e di stabilire dei pastori secondo il suo cuore. Il parallelo a questo lo troviamo nel profeta Ezechiele capitolo 34, una parola che tutti noi conosciamo molto bene. Qui si legge dal versetto 2, figlio d'uomo profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori, così parla il Signore l'Eterno. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori devono pascere? E poi elenca tutto ciò che loro hanno fatto. Ma più avanti si legge dal versetto 8, come è vero che io vivo, dice il Signore all'Eterno, poiché le mie pecore sono abbandonate al rapina, poiché le mie pecore, essendo senza pastore, servono di pasto a tutte le bestie dei campi. E i miei pastori non cercano le mie pecore? Poiché i pastori pascolano se stessi e non pascolano le mie pecore. Perciò ascoltate, o oh pastori, la parola dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno. Eccomi, contro i pastori, io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. Anche queste sono parole piuttosto serie che tutti possiamo comprendere molto bene. Il Signore Dio voleva che i suoi servi fossero pastori in mezzo al suo popolo per dare il cibo giusto, la parola giusta al tempo giusto. Ma il Signore guarda il suo popolo e vede che non è andata come lui aveva previsto. E alla fine reclama le sue pecore e pone fine alla pastorizia di questi pastori che hanno nutrito se stessi. E se leggiamo qui, questa è una promessa gloriosa che Dio ci ha dato per grazia. Nel versetto 11 si legge poiché così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Non è forse questa la condizione in cui tutti noi ci troviamo in questo tempo? Siamo stati qui, siamo stati là, i pastori hanno pasturato se stessi. Non hanno capito che il Signore Dio, come buon pastore, voleva condurre le sue pecore in un pascolo fresco e verde in questo tempo. Hanno condotto le pecore dove tutto era già stato brucato da tempo, dove non c'era più nulla, dove l'acqua non era più fresca. Ma il Signore si è premurato di condurre le sue pecore al pascolo verde, di portarle all'acqua fresca, affinché le loro anime si ravvivassero, affinché prendessero nuovo coraggio, affinché sperimentassero di nuovo la grazia di Dio e vedessero ciò che Dio aveva preparato per loro. Finché eravamo ovunque dove i pastori si prendevano cura di se stessi, non vedevamo nulla del pascolo verde, non sentivamo nulla dell'acqua fresca. Ma da quel giorno, da quando il Signore si è preso cura di noi, tutto è diventato completamente diverso. Abbiamo riconosciuto ciò che egli ha preparato per noi per grazia, perché egli dice, voi siete il gregge che la mia mano conduce, siete le pecore che io pascolo. Lo abbiamo sentito tutti qui oggi nel Salmo 95, nella parola di introduzione, e queste persone che appartengono al gregge del Signore, vengono davanti al suo volto con lode e ringraziamenti, perché sanno che Dio ha fatto grandi cose per loro. Sono in pascoli verdi, sono portati alle acque fresche ed egli ci inonda con gioia come con un fiume. Questa è una parola molto gloriosa. Noi vediamo la condizione passata e vediamo la situazione come è ora creata da Dio. Una volta nella terra arida ci siamo inariditi e affamati spiritualmente, tanto che ci siamo mantenuti in vita a stento. Ma da quando il Signore ci ha condotto al pascolo giusto, la nostra condizione è migliorata. Dopotutto si può capire tutto dal pascolo. Un esempio, con il bestiame mostrerà sempre esattamente dove il bestiame ha pascolato. Naturalmente, se li si manda dove non c'è più nulla, lo si noterà nel loro corpo. Ogni allevatore sa, ogni agricoltore sa che l'efficienza di un vero agricoltore si misura dall'aspetto del suo bestiame. Lo sapete tutti? Io sono figlio di un agricoltore, lo so molto bene, lo si vede subito. Tutti lo sapevano quando lui veniva alla fattoria e il cavallo mostrava le costole. Quello è un agricoltore, lui può? Oh, nessuno doveva preoccuparsi dell'agricoltore. Lui aveva le sue preoccupazioni. Ma quando si arrivava in una fattoria, dove le cose erano tutte belle, sì, era una gioia. Era una gioia. Ed è così anche qui, nello spirito. Se le pecore muoiono di fame e non riescono ad andare avanti, è a causa dei pastori. Ma quando le pecore sono belle, allora il Signore le ha nutrite. Lui si è preso cura di loro e ha dato loro pascoli freschi e acqua fresca per grazia. Questa parola nel profeta Ezechiele capitolo 34 è piuttosto gloriosa. Il versetto 15 dice: Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice il Signore l'Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita. Pascerò la ferita fortificherò la malata ma distruggerò la grassa e la forte io le pascerò con giustizia non è una parola gloriosa io le pascerò con giustizia ed è giusto con il Signore solamente se possiamo stare nel pascolo migliore. In realtà è così che funziona in agricoltura. Se si lascia il bestiame dove è già stato pascolato, non è una buona cosa. Lo si fa solo quando si sa che non verrà visto. Ne so qualcosa. Ma se qualcuno pascola correttamente, allora devi andare con le pecore e il bestiame dove c'è il pascolo, non dove è già stato pascolato. E se leggete qui, nel profeta Ezechiele, saprete cosa intende dire con l'espressione: Io le pascerò con giustizia. Leggete con me dal versetto 17. Quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Vi pare forse troppo poco pascolare in questo buon pascolo? Al punto che volete calpestare con i piedi ciò che rimane nel vostro pascolo, il bere le acque più chiare, al punto che volete intorbidare con i piedi ciò che ne resta, capite di cosa si tratta, si tratta di pascolare noi stessi, ma ciò che resta da pascolare, non dobbiamo calpestare con i piedi, ma aspettare che arrivi il momento di essere portati a questo pascolo. Un vero agricoltore ha recintato alcune cose per determinati periodi. Questo è il pascolo, poi viene questo, poi viene quello. Si sa esattamente cosa c'è dopo. Allo stesso modo il Signore sapeva, con il suo popolo, Cosa sarebbe successo dopo? E nessuno che ha pascolato prima ha il diritto di calpestare il pascolo rimanente dopo. Chi vuole mangiare, mangi. Ma l'erba, il pascolo, il cibo, la carne non devono essere calpestati. Ma mangiati. Ma qui è stato detto, vi pare forse troppo poco pascolare in questo buon pascolo al punto che volete calpestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo? È come se a volte le persone facessero parte del popolo di Dio, ma non avessero discernimento spirituale e si guardano indietro e dicono avevamo un bel pascolo mangiavamo ed è stato appena menzionato anche nel ministero del fratello Branham quando c'era il ministero evangelistico e il signore conduceva le sue pecore in un pascolo glorioso tutti si rallegravano mangiavano e bevevano poi quando Dio è andato avanti, molti si sono fermati e invece di andare avanti per prendere un nuovo pascolo e del cibo, hanno calpestato ciò che Dio continuava a fare. Invece di partecipare, invece di mangiare ed essere saziati e gioire nel Signore, hanno calpestato il resto del pascolo e man mano che si andava avanti alcuni si fermavano di nuovo e calpestavano ciò che era diventato prezioso e di valore per gli altri fratelli e sorelle non lasciamo che altri calpestino ciò che Dio ci dà dove lui ci nutre Gioiamo e ringraziamo il Signore, e non preoccupiamoci di ciò che gli altri vogliono fare. Qui dice anche così: Volete calpestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo? Il bere le acque più chiare? Al punto che volete intorbidare con i piedi ciò che ne resta? Questo è ciò che il profeta ha da dire al popolo di Dio oggi e in questo tempo. Avete bevuto l'acqua, perché volete intorbidare il resto? Sapete cosa significa? In passato, quando il bestiame veniva portato allo stagno per bere, bisognava stare attenti, altrimenti il bestiame entrava e intorbidava tutta l'acqua con i piedi, entrando e uscendo, in modo che il resto non potesse bere. Ora, applicato alla sfera spirituale, molti hanno bevuto acqua limpida durante il ministero evangelistico. Abbiamo visto altri bere durante il ministero di insegnamento, altri durante la rivelazione profetica, i preziosi misteri di Dio. Ma tutti coloro che hanno bevuto e non erano pronti a proseguire, ma si sono fermati nell'acqua e hanno rovistato intorno pensando che fosse tutto ciò che avevamo da bere, che lontano non c'è più nulla. Ma Dio ha fatto in modo che anche noi avessimo un pascolo fresco e acqua limpida da bere in questo tempo. Che altri vi rovistino dentro non è affar nostro. Dal trono di Dio esce un fiume che nessuno può influenzare. Scorre ancora oggi limpido e cristallino per tutti coloro che continuano a stare con Dio, che sono guidati dallo Spirito Santo, che non si fermano a rovistare, ma vengono a bere. Dio ha fatto di noi persone secondo il suo cuore e secondo la sua volontà. Noi non guardiamo a ciò che fanno gli altri, ma a ciò che il Signore ha preparato per noi per grazia in questo tempo. Più avanti è scritto qui nel versetto 20, perciò così dice loro il Signore l'Eterno. Eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra. Siccome voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli, finché non le avete disperse e cacciate fuori. Io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Giudicherò fra pecora e pecora. Il nostro Dio ha visto tutto quello che è successo qui sulla terra. Ha visto tutti coloro che hanno preteso di essere pastori. Lui ha visto le sue pecore e ha avuto di nuovo pietà di loro. Ci ha riuniti da est e da ovest, da sud e da nord, per farci sapere in questo tempo, io sono il vostro pastore. Voi siete le pecore del mio pascolo e il gregge che la mia mano conduce. Mi prendo cura di voi. Ho cercato ciò che era perduto, ho raccolto ciò che era disperso, ho guarito ciò che era malato, ho fasciato ciò che era ferito, affinché... Nessuno possa vantarsi alla fine dei giorni, la lode e la gloria devono essere solo per il Dio vivente. Perché nessuno possa dire, sono andato in giro per il paese ad aiutare le pecore di Dio. Dimenticate tutto questo. Il nostro Dio va per tutte le terre. Lui viene in aiuto del suo popolo. Egli ci conduce dove noi non possiamo andare. E le sue pecore, come leggiamo nel Nuovo Testamento, ascoltano la sua voce. Lui le conduce sulla strada giusta per amore del suo santo nome. Io avrò pietà delle mie pecore, mi prenderò cura di loro, le seguirò, le guarirò le condurrò dove c'è un pascolo fresco e acqua fresca e viva. Ora deve essere spiritualmente possibile per noi vedere che non stiamo pascolando dove il pascolo è già stato brucato da tempo, ma che siamo in mezzo a un pascolo grasso del nostro Dio, in modo che egli possa rivelarsi nuovamente a noi e riversare su di noi le sue benedizioni. Non è quello che possiamo fare noi come esseri umani, è quello che Dio ha deciso di fare. E come certamente il Signore riconduce Israele e un giorno sarà il loro pastore, e il suo servo Davide, come scritto più avanti qui, così certamente lui è il pastore della Chiesa del Nuovo Testamento, perché è per loro che ha dato la sua vita. Lui dice: il mercenario fugge, paragonabile al testo che leggiamo dal profeta Isaia ma il buon pastore dà la vita per le pecore. Lui ha dato la sua vita per noi, non perché ci nutrissimo dove gli altri hanno calpestato, dove hanno brucato, ma dove c'è un pascolo fresco che egli ha preparato per noi in questo tempo. E tutti coloro che il Signore conduce, li conduce all'acqua fresca li conduce in pascoli verdi. Tutti quelli che rimangono fermi pascolano su un pascolo che è stato pascolato e questo non serve a nessuno. Se siamo lì, quello che gli altri hanno brucato non servirà a nessuno di noi. Dobbiamo essere dove possiamo soddisfare la nostra fame spirituale. E questo non significa guardare indietro e dire che dieci o vent'anni fa eravamo in un bel pascolo. Non si può fare così. Se si dicesse al bestiame nella stalla Capite che dieci anni fa era un bel pascolo per voi? A loro non importerebbe affatto. Aprirebbero la bocca, farebbero il rumore e direbbero Noi viviamo oggi, non dieci anni fa. Noi viviamo oggi. Dateci ciò che soddisfa la nostra fame e la nostra sete oggi. Siamo grati a Dio per tutti i pascoli che ci sono stati. Li abbiamo pascolati, è vero o no? Sia che si tratti di vent'anni fa o di quindici o dieci o cinque o di un anno fa, abbiamo scoperto che il Signore ha sempre preparato qualcosa per noi ciò che gli altri non hanno intorbidato, ciò che gli altri non hanno calpestato, ciò che gli altri non hanno divorato, il Signore l'ha preparato per noi in questo tempo. E se il tempo dovesse durare ancora a lungo, non pensate che Dio sarebbe imbarazzato e dovrebbe chiedere a qualcuno di noi di aiutarlo. Il nostro Dio ha sempre aiutato il suo popolo e ci aiuterà fino alla fine e nessuno dovrà soffrire la fame o la sete, ma noi banchetteremo con i beni abbondanti del nostro Dio. E il Signore vuole farci capire attraverso questi esempi pratici che Lui ha preso dal mondo naturale cosa si è proposto di fare in questi ultimi giorni. Egli, il pastore, ha dato la sua vita per le pecore. Al tempo della fine le reclama dalla mano dei pastori che nutrono se stessi. Lui va alla ricerca di chi è perduto, ne lascia 99 per trovare quella e quando la trova la gioia è grande. Forse questa sera c'è ancora qualcuno che deve consacrare la sua vita al Signore, che non appartiene ancora alle pecore del Signore, non ancora al gregge che la sua mano conduce. Stasera il buon pastore ci chiama. Venite a me e avrete di che mangiare. Lasciate che la vostra anima banchetti con cibo grasso. Allora loderai il nome del Signore tuo Dio, che si è mostrato glorioso e meraviglioso in noi. E il Signore Dio ci ha fatto immagazzinare molto cibo con cui banchettare. E l'abbiamo visto andare sempre più in profondità nei misteri di Dio. E vediamo sempre più chiaro il cammino del Signore con la sua Chiesa. Egli è il buon pastore. Lui ci ha chiamati fuori da ogni luogo dove siamo stati spinti e incompresi, disprezzati e giudicati male, perché abbiamo avuto fame e sete di ciò che Dio ha preparato per il suo popolo in questo tempo. Non abbiamo lasciato la Chiesa perché non ci piaceva. A me è sempre piaciuta. La devozione era qualcosa di meraviglioso, ma poi è arrivato il giorno in cui non ero solo interessato alla devozione, è arrivato il giorno in cui c'era una fame e una sete nella mia anima e questa devozione non poteva placare la mia fame e la mia sete. E poi è andata avanti. Non ho lasciato la chiesa battista perché non mi piaceva. Tutto andava bene lì, non c'era nulla di cui lamentarsi, ma venne il giorno in cui tutti i bei cori, tutto il contorno e ciò che ne derivava non soddisfacevano più la mia fame spirituale e la via di Dio è proseguita. Così potremmo testimoniare tutti, uno per uno, molti di noi che poi sono venuti nelle chiese del pieno Vangelo. Quello fu un periodo glorioso. Finché eravamo condotti al pascolo fresco, tutto andava bene e gioivamo nel nostro Dio. Ma quando il campo è stato pascolato, allora gli individui hanno iniziato a scontrarsi l'uno con l'altro. E ci sono state alcune cose che non andavano più bene. E ci siamo resi conto che non c'era più nulla da ottenere. E c'era una nuova fame e un nuovo desiderio nei nostri cuori. Improvvisamente abbiamo sentito che il Signore aveva preparato qualcosa di nuovo. Da qui la fame nel nostro cuore. E così è andata avanti nel ministero del fratello Pranam. E Dio non si ferma. L'immobilismo è il declino. Il nostro Dio non sta fermo e non va indietro. Il nostro Dio va avanti con il suo popolo ed Egli ci dice, ho preparato ogni cosa per voi, finché non passerete dal credere al vedere, fino all'ultimo momento del vostro viaggio. Egli farà in modo che ognuno venga anche alla sua destra. Non è una cosa meravigliosa? Non abbiamo nulla contro nessuno. Potremmo abbracciare tutti e dire venite a vedere ciò che il Signore ha preparato per noi. Non pensate solo a ciò che è stato molti anni fa. Oggi il Signore ci ha dato questo, che per il nostro tempo tutte le vere pecore del buon pastore avranno fame e sete di ciò che Egli ha preparato per loro. Non i pascoli degli uomini, ma quello che Egli ha preparato per noi per grazia. Prendiamolo per noi in questo tempo. Noi non permetteremo, e neanche Dio lo permetterà, che venga intorbidato e calpestato. Per noi ciò che il Signore ha preparato è santo. E anche noi stiamo su un terreno santo, sapendo che il Signore guida in modo giusto il suo popolo per amore del suo nome, finché vedremo Lui faccia a faccia. Grazie siano resi a Lui che in ogni tempo ha preparato qualcosa, ha saziato la fame del suo popolo e ha placato la loro sete. Ma grazie siano resi a Lui che anche in questo tempo non ha mancato di essere il buon pastore e di rivolgersi a noi come il gregge che la sua mano conduce. E se volete leggerlo, mi sembra ora che questo testo o formulazione sia quasi in una delle profezie passate, che il Signore si sia rivolto a noi come suo popolo e come gregge che la sua mano conduce. Egli ci nutre. Lo abbiamo riconosciuto. Non sono gli uomini a operare qui, è Dio che opera qui. Non si tratta di qualcosa, ma della causa di Dio. È il Signore stesso. Vigila su di noi e ci aiuta tutti per grazia. Sia lodato il Suo santo nome. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Ci presentiamo insieme davanti al tuo volto santo, Dio. Nessuno deve temere che noi ci spingiamo oltre il limite. Noi rimaniamo nei tuoi limiti, o oh Dio, e siamo fiduciosi perché sappiamo che tu stesso ti sei preso cura del tuo popolo. Tu stesso... Lasci il gregge che ti appartiene. Ci guidi sulla retta via per amore del tuo nome. Ti ringraziamo fedele Maestro e ti chiediamo di avere la tua via con noi. Glorifica il tuo nome. La tua chiamata si è rivolta a noi. La tua voce l'abbiamo sentita. Ti sei preso cura di noi. Ci hai cercato, Signore dove nessuno ci avrebbe trovato. Poi ci hai seguiti, ci hai guidati, ci hai aiutati nel giorno della salvezza e ci hai dato la luce al tempo della sera, affinché nell'ora della mezzanotte sapessimo dove eravamo. Signore, ti lodiamo e ti adoriamo. Glorioso e meraviglioso, ti sei mostrato al tuo popolo in passato. Ora sei glorioso. Ti ringraziamo per questo e lodiamo il tuo nome glorioso. Amen.